Signore Rascoldo, buongiorno. Siete collegati in diretta con lo stadio Meazza di Milano San Siro, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio amichevole tra la rappresentativa di Lega Nazionale di Serie A italiana e la nazionale di Polonia. Riprende una tradizione interrotta ormai parecchi anni fa. Infatti l'ultima gara della nostra rappresentativa di Lega risale al 6 dicembre del 1972 a Firenze. Allenatore Valcareggi, giocammo contro il Belgio pareggiando 0-0. Questa rappresentativa di Lega in tutto ha giocato finora 9 partite in 12 anni. Il debutto era stato nel novembre del 60 proprio qui allo stadio di San Siro. Giocarono la rappresentativa italiana di Lega contro l'Inghilterra, vinse per 4-2 la squadra inglese, allenatori erano Viani e Foni. Qui accanto a me recupero un amico, Sandro Mazzola, al quale vorrei chiedere subito quale valore si può annettere a una gara di questo tipo. Ma io penso che sia a livello promozione per il calcio, in quanto si possono vedere grandi campioni giocare assieme e non è una cosa fattibile molto spesso, e quindi soprattutto per i giovani dovrebbe essere molto interessante. Poi non c'è l'agonismo eccessivo, non c'è la tensione, per cui i giocatori possono esprimere tutte le qualità tecniche, quindi direi calcio spettacolo. Grandi campioni, diceva Mazzola, in effetti basta leggere la nostra formazione per capire quanto di vero ci sia in questa affermazione. Infatti Sacchi, che è l'allenatore della nostra rappresentativa, manda in campo Galli, Mannini e Volpecina, Matteus, Tassotti e Manfredonia, Pari, Evani, Careca, Maradona e Virdis. In panchina, pronti a subentrare, sono Landucci, Vjerkovod, Gregucci, Barbas, Marocchi, Caniglia e Renato. Per quanto riguarda la Polonia, è la vera e propria nazionale, una nazionale che ha vissuto una vigilia a dir poco travagliata. Dzieganowski, il miglior giocatore polacco, non ha in pratica risposto alla convocazione del tecnico Bazarek ed è rimasto in Polonia. Al suo posto avrebbe dovuto giocare qui a Milano Rudi, un 23enne centrocampista di cui si dice un gran bene, considerato il miglior giocatore tra i giovani polacchi, il quale Rudi però ieri mattina, dopo aver fatto colazione nell'albergo milanese dove era in ritiro la nazionale polacca, si è reso irreperibile. Non si sa dove sia andato, si mormora che sia andato in Austria o in Germania, dicono i colleghi polacchi per motivi di carattere economico, e io non credo che sia il caso di sindacare troppo su questa decisione di Rudi. Fatto sta che c'è Maretta nella delegazione polacca, vi ripeto, è la formazione della nazionale vera e propria guidata da Vaczarek e che scenderà in campo con questi effettivi: Vancik, Varzica e Kasmarek, Zdovsik, Lukasik e Zjober, l'altro Varzica Kristov, il primo, il numero due si chiama Robert, poi Komornicki, Urban, Araskiewicz e Kosecki. Si gioca al cospetto di un pubblico per la verità assai poco numeroso, valutabile con una certa indulgenza, intorno a 10.000 persone, non di più. Il pomeriggio è abbastanza tiepido, il fondo del terreno è in perfette condizioni. All'ultimo momento Sacchi ha chiamato Volpecina. Come mai, Sandro? Ma direi che probabilmente è il giocatore di fascia sinistra che in questo periodo di campionato sta andando bene, già l'anno scorso aveva fatto dei grossi progressi, mi sembra giusto e rispecchia un po' la mentalità e il concetto tattico di Sacchi, così come lo rispettano i due esterni, Evani sicuramente come nel Milan, però Sacchi ha voluto mettere anche sulla fascia destra un cursore come a Colombo nel Milan, Pari, e mi sembra molto giusto perché sono i due supporti per i campioni che dovrebbero poi inventare calcio. Ecco, partiti in questo istante, la rappresentativa di Lega italiana gioca in completa tenuta blu ed è ora in possesso di palla con Maradona che va a Virdi, da Virdis questi a Pari, il quale gira su Mannini, ancora Maradona. Il suggerimento è a favore di Matteus. Il tedesco con l'esterno a lanciare proprio Volpecina va a chiudere Kaczmarek, il libero della formazione polacca. Siamo sullo 0-0, il primo minuto di gioco della gara amichevole internazionale tra la rappresentativa di Lega
italiana e la nazionale polacca. Vi ricordo che la nazionale della Polonia è inserita, per quanto riguarda il girone di qualificazione per Italia 90, in un gruppo nel quale figurano anche Inghilterra, Svezia e Albania. Intanto c'è stato un tocco all'indietro di Tassotti con rimpallo su Urban, si tratta di rinvio da fondo campo. Finora la Polonia ha giocato una sola partita in questo girone di qualificazione mondiale, in casa con l'Albania ha vinto a stento per 1-0. Non pare che sia un gran momento per il calcio polacco. Ma direi che dopo i mondiali dell'82 il calcio polacco ha avuto un momento di crisi, che è quello che hanno tutte le nazionali quando devono cambiare alcuni giocatori molto importanti come erano Boniek, Buchholz eccetera. Ha solo un paio di stelle al giorno d'oggi, però non ha ancora trovato il complesso, la squadra capace di imporre il gioco come ha avuto in quel periodo. A proposito di Zbi Boniek, e sta facendo la telecronaca per la televisione polacca, di solito faceva il commentatore la spalla del telecronista vero e proprio, che non è arrivato neanche lui qui a Milano, quindi Zbi deve fare da solo il telecronista, era abbastanza preoccupato prima. Sì, era preoccupato, anche se si è nascosto dietro al fatto che lui, così come da giocatore sapeva attaccare, difendere, fare il regista, fare la punta, ha detto a noi non c'è problema, però si vedeva una certa apprensione nei suoi occhi. Comprensibile. Intanto in possesso di palla Kaczmarek, il libero della Polonia, il tocco è su Lukasik che dà in profondità su Fiober, Zdovsik. Disimpegnano bene in triangolo i polacchi, ancora Komornicki, il cui lancio in profondità è controllato da Tassotti. Su Tassotti c'è l'azione fallosa di Kosecki. L'arbitro della partita, il signor Brunmeier, non è intervenuto per il vantaggio. Palla intanto a Maradona. Combina con Careca. Mannini. Ancora Mannini da Mateus. Vanno in triangolo i due. Fermato Mateus, Zioder e poi Kosecki per la Polonia. Va Kosecki a far filtrare il pallone in profondità, recupera Pari. Questa selezione di Lega non ha effettuato nemmeno un allenamento, molti giocatori tra l'altro hanno sulle gambe i gravosi impegni di coppa infrasettimanali, tuttavia Sacchi ha mandato in campo una squadra modellandola sul suo Milan. Sì, è quello che, alla cosa che avevamo accennato prima, gioca con un libero che sa anche venire avanti, quindi Manfredonia fa un po' la controfigura di Baresi, anche se è meno rapido, meno veloce, però ha una mentalità da centrocampista come Baresi, ha i due cursori sulle fasce e forse ha una mezza punta in più, cioè nel Milan Sacchi o fa giocare Gullit o fa giocare Virdis, difficilmente ha schierato due punte più Gullit, qui invece avendo Maradona a disposizione e forse avendo Mateus che può fare il mediano, quindi coprire una vasta zona di campo, ha rischiato con due punte e mezza. Intanto c'è questo bel inserimento di Varzicca sul quale è andato a chiudere Manfredonia, c'è calcio d'angolo stavolta. Sono due i Varzicca in campo, come vi dicevo, il numero 2 Robert, autore di questa incursione sulla destra, e il numero 7 Christov, non sono parenti. Il calcio d'angolo sta per essere battuto da Vdovzik. Fate la parabola sulla quale è pronto Pari, che rischia l'arresto in piena area di rigore, viene attaccato da Urban, il capitano della Polonia, c'è azione fallosa rilevata da Brunmeier, calcio di punizione già battuto a beneficio di Galli. Il Milan in settimana è stato protagonista della dura gara di ritorno contro la Stella Rossa, dura anche perché è avvenuta in due tempi, hanno giocato un'ora il mercoledì e poi la partita intera più i supplementari il giovedì, eppure Sacchi ha schierato tutti i giocatori del Milan. Ma questo direi che è un po' la mentalità di Sacchi, la mentalità che poi è riuscito a trasmettere ai giocatori, cioè che per un atleta in condizione ben allenato non è uno sforzo grossissimo riuscire a giocare a distanza di due giorni da un altro impegno. E dobbiamo dire che soprattutto da un punto di vista psicologico e nervoso è stato difficilissimo per i giocatori del Milan, due partite contro una squadra veramente molto forte, e questo dà ancora più importanza alla vittoria dei rossoneri. C'è intanto questo allungo in profondità e Virdis che controlla il pallone, tenta di andare via ad Urban, il quale lo ferma, ed è in combinazione ora con Komornicki, il cui lancio in profondità trova Kosecki in posizione irregolare.
Facevi riferimento anche all'aspetto psicologico. Indubbiamente nel nostro calcio e nel calcio in genere c'è un affaticamento di carattere muscolare, ma molto spesso è proprio l'appesantimento psicologico, no, che finisce per gravare sui giocatori, e mi pare che però questo impegno, proprio per il carattere amichevole che è quasi un divertimento, no? Come tale dovrebbe essere interpretato anche dai giocatori di Lega. Sì, sono d'accordo con te. Io ricordo quando giocavo e c'erano queste partite, oppure partite resto d'Europa, resto del mondo, in occasioni particolari, e danno una grande carica ai giocatori, perché è molto bello trovarsi con un certo numero di campioni che solitamente si incontrano stando dall'altra parte della barricata, e quindi non si pensa alla stanchezza, e come diceva il vecchio Lenio Herrera, quando io giocavo incide molto di più la stanchezza psicologica, il pensare di essere stanchi, che non esserlo veramente, perché un'ora e mezza di correre non è che incida tantissimo come stanchezza. Intanto la Polonia all'impostazione con Zdopczyk, il giocatore del Legia Varsavia, e col suo lancio in profondità sono ben piazzati i nostri due centrali, ed è Tassotti che va a recuperare il pallone cedendolo poi a Mateus. Maradona tocca, ma il pallone non filtra, poi a Raskiewicz, impadronito per un attimo del pallone che è affidato ancora a Mateus, il cui cambio trova Evani in posizione di ala sinistra. Ecco Evani che va a cercare spazi, combina con Volpecina, il quale cede a Maradona, erano compagni un paio di stagioni fa nel Napoli. Tassotti, Careca, su Careca Raskiewicz, e c'è il contrattacco dei polacchi con questo lancio di Komornicki per Kosecki, Ziober. Buon lavoro di Ziober. E ancora Robert Varzica, su quale c'è un intervento falloso di Manfredonia, gioco fermo e calcio di punizione comandato per la Polonia. Sta per batterlo Urban. Si allontana poi Urban, e l'esecuzione molto forte è stata effettuata da Vdovzik, sulla quale Galli ha respinto, come avete visto, di pugno. Sugli sviluppi dell'azione Maradona. Ecco il lancio di Maradona per l'inserimento di Mannini, e poi Mannini ha cercato Careca, ma ha chiuso la retroguardia polacca. Ora in azione Krzysztof Warzycha, quindi Lukasik, Ziober. Mannini gli ruba la palla a Vdovzik, va a chiudere Manfredonia e Pari non riesce ad evitare il fallo laterale. Rimessa per la Polonia, si gioca da 8 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Ziober verso Kosecki, ancora Ziober, cerca spazio per il traversone, lo effettua poi colpendo male il pallone, nulla di fatto. Ritmi piuttosto blandi, come d'altronde era ovvio presagire. Sì, il ritmo non è altissimo, si cerca da parte dei nostri di più lo scambio, la finezza tecnica. È chiaro che la nazionale polacca è più complesso come squadra che non la nostra, è più in centrocampo, molto più compatta, e quindi anche Maradona fa un po' fatica a trovare una zona di campo dove riuscire ad andare a prendere palla. Si cercano i due del Napoli, Maradona e Careca, la palla è ancora per Maradona, vedete che appoggiano frequentemente su di lui i compagni, il lancio di Maradona per Volpecina è intercettato, Urban per la Polonia. Centralmente chiude Careca, il rimpallo favorisce la Polonia, ma c'è azione fallosa di Araskiewicz, che è andato subito a scusarsi su Careca. Pari, Mateus verso Virdis, Ziober. Robert Varzycha, ecco Krzysztof Warzycha, e quindi il disimpegno su Kaczmarek.
È un gran momento per il calcio milanese, Inter e Milan sono al comando della classifica. Osserviamo intanto gli sviluppi di questa azione con il traversone di Vdovzik per Urban. Urban che dà verso Kosecki e alla fine sbroglia la situazione Galli. Anche in considerazione di quanto dicevo prima, cioè che Inter e Milan sono in testa alla classifica e quindi il calcio milanese vive un momento di particolare entusiasmo, era magari legittimo aspettarsi una maggiore frequenza oggi a San Siro. Sì, penso che il fatto che non ci sia molto pubblico sia dipeso dalla partita del Milan di giovedì, che ha tenuto un po' l'attenzione di tutti i tifosi milanesi, e poi dal fatto che non sono usciti i giornali, quindi non c'è stata una comunicazione diciamo tempestiva su questa partita. Verdis intanto da Careca, Careca in piena area, parte il traversone di Careca lungo per Pari che comunque rimette su Maradona, sempre Maradona, due avversari su di lui, il passaggio è per Mannini, parte il traversone troppo basso, il rinvio è di Kaczmarek, ancora Pari che lascia a Tassotti. Pari, Matteus, il lancio poi è di Evani in una zona dove non scattano i compagni, siamo sempre sullo 0-0, non si è visto nulla di particolarmente esaltante fino a questo momento. Komornicki, Vdovzik, parte il lungo lancio in profondità ribattuto da Volpecina, Evani, Careca, ancora ad Evani, va Evani, parte il traversone, il colpo di testa è di Lukasik, poi va la conclusione al volo molto bella Pari sulla quale si produce il portiere Vanzik in una respinta, poi va a bloccare il portiere ma il pallone era già terminato in calcio d'angolo. Rivediamo. È stato molto bravo Pari a capire dove andava, dove usciva il pallone dall'area, ha piegato molto bene il corpo, ha colpito di esterno, è riuscito a tenere la palla relativamente bassa e indirizzarla verso la porta, cosa che non è facile su questi palloni che arrivano a spiovere. Parte ancora un traversone sul quale c'è il colpo di testa di Kaczmarek, quindi un tentativo di Matteus sulla ribattuta, lo stesso Matteus, posizione irregolare di Virdis. Vi ricordo che una sintesi di questa partita andrà in onda stasera in Notte Sport, sempre su Rai 2. Tassotti e poi sul rimpallo Ziober, va Ziober, sulla sinistra parte il suo traversone, ancora un bel colpo di testa di Mannini, poi Tassotti, quindi Pari, Matteus, galoppa il tedesco, si allunga un po' troppo il pallone e fa in tempo l'attento Kaczmarek a fermarlo in fallo laterale. La rimessa è di Pari per Mannini, due giocatori della Sampdoria, ora Tassotti, Maradona. Maradona è il capitano della nostra selezione di Lega. Careca, lungo dribbling di Careca che alla fine viene fermato. Komornicki, Ziober, Kosecki, ancora Ziober che cerca di nuovo il compagno, nulla da fare. Tassotti, Matteus, Manfredonia, Careca, Virdis, Pari, Careca, Mannini, Virdis, troppo lungo il passaggio di ritorno su Mannini, Vdovzik per la Polonia. C'è chi dice, Sandro, che il calcio moderno, proprio perché condizionato da tanti interessi anche extratecnici e da una eccessiva passionalità, non lascia spazio più alle partite di carattere squisitamente amichevole, dove non c'è la posta in palio, i due punti da conquistare a tutti i costi. Sì, è abbastanza giusto questo. Io penso che, come in questo caso, per troppo tempo questa rappresentativa di Lega, diciamo rappresentativa di spettacolo, non ha giocato e il tifoso quindi è diffidente. Dovrebbe oggi far vedere qualcosa di molto bello, 2-3 gol, belle azioni, per poter poi riproporsi ed avere un seguito di pubblico. Intanto è Volpecina in possesso di palla. Va Volpecina a ricevere il passaggio di ritorno, distende la sua falcata, chiude Kaczmarek in fallo laterale, l'ultimo tocco è di Volpecina, la rimessa è polacca.
con molta calma va a effettuarla Robert Varzica su Christoph Varzica. Palla ancora fuori, stavolta la rimessa è degli italiani con Evani. Maradona chiude ancora Varzica a beneficio del portiere Vancic e da questi a Fiover. Fomarnicki con il destro a cercare il mobile Fiover che non aggancia. Non mi pare nulla di speciale questa nazionale polacca, tant'è vero che ha molto stentato a vincere la partita in casa per la qualificazione mondiale con l'Albania. Sì, mancano soprattutto un paio di giocatori di spicco che sappiano sveltire la manovra. Sul piano del palleggio sono tutti molto buoni, dietro chiudono bene, escono fino a metà campo in palleggio discretamente, anzi direi bene, però manca l'affondo, manca il giocatore determinante che sa inventare al momento opportuno l'azione da gol. Se n'è andato intanto un quarto d'ora di gioco, mentre osserviamo Careca con la palla al piede. Va Careca a cercare Virdis, non si intendono i due ed è Urban ora che imposta per la Polonia. Su Araskiewicz ancora Urban, si propone Fiober che è molto mobile, mentre va in sovrapposizione Vdovzik, il passaggio è centrale su Urban, lo ferma Manfredonia e ora è Mateus che con la sua caratteristica galoppata, vedete, si porta nella metà campo polacca, poi sbaglia il tocco verso Careca. Komarnicki, fuori gioco di Kosecki. Gioca molto in linea la nostra retroguardia. Sì, è un po' il modo di giocare delle squadre di Sacchi. Manfredonia si è inserito molto bene in questo dispositivo e direi anche Mannini e Volpecina, ma soprattutto i due centrali si stanno scambiando molto bene sia sull'uomo che in fase di copertura. Evani, Pari, Mateus, Manfredonia. Bello il lancio a trovare lo scatto di Volpecina che dà in mezzo per Virdis, lavora il pallone Virdis, lo cede poi ancora pari verso Careca, Careca effettua una finta ma viene fermato. Per la rimessa lo stesso Careca su Pari, passaggio di ritorno a Careca, tocca all'indietro su Mannini. Molti dei giocatori schierati da Sacchi nelle rispettive squadre di club non adottano la zona, mi pare però che si siano inseriti con molta disinvoltura in questo apparato, il dispositivo tattico. Ma ritengo che quando un giocatore ha un certo tasso di tecnica e gioca in una squadra ad alto livello abbia le possibilità per potersi inserire, specialmente se ci sono 4-5 giocatori che già sanno fare questo modulo a zona. E non è escluso che forse Sacchi abbia inteso almeno in questa fase iniziale schierare i suoi giocatori proprio per dare una fisionomia tattica ben precisa alla squadra. Sì, mi pare che ci sia riuscito sia come fisionomia tattica sia anche come mentalità. Difatti vediamo che anche Maradona e Careca fanno un certo pressing, che fanno anche nel Napoli, però più accentuato in questa partita, come fanno un po' i giocatori del Milan, anche gli attaccanti. Virdis. Cercare Pari, sul quale è tornato Lukasik. Quindi Vdovzik ed ecco Fiober, elemento di disturbo nelle file della nazionale polacca, ha un raggio d'azione molto ampio. Vdovzik cambia gioco a cercare il lontano Robert Varzica, combina con l'omonimo Christoph Varzica. Sbuca poi ancora Manfredonia che dà Careca, Careca gira in mezzo verso Virdis viene anticipato da Lukasik, poi arriva anche Mannini, quindi Maradona, colpo di tacco bellissimo di Maradona verso Mannini, sottolineato da applausi, e sono proprio questi pezzi di bravura che tutto sommato il pubblico pretende, no? Quando sono in campo giocatori di simile calibro. Sì, ecco, dovrebbero proprio questi caratterizzare un po' la partita. Qui nessuno dei tre giocatori polacchi si aspettava un colpo del genere, ma le invenzioni di Maradona sono sempre determinanti. Ecco, non se lo aspettava neanche Mannini, tanto è vero che è finito il fuorigioco. Palla intanto per il portiere Vancic. Siamo intorno al 20° minuto di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, vi ripeto che siete collegati in diretta con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro
per questa amichevole tra la rappresentativa di Lega italiana e la Polonia. Polonia che ora viene in avanti con questo traversone che si spegne direttamente a fondo campo. Mannini. Pari. Ancora Mannini. Tassotti. Manfredoni. Matteus. Careca. Manfredoni. Evani. Parte il traversone, sbuccia Kaczmarek, ma è pronto il secondo a battuta Lukasik. Poi il pallone termina fuori sull'ultimo tocco di Volpecina per la rimessa di Komornicki, che lascia l'incarico poi a Varzica. Cerca di farsi vedere Urban. Ed è proprio su Urban il lancio. Robert Varzica, attaccato da Evani, riesce a districarsi, poi non trova Urban, è pronto Volpecina. Evani, Volpecina, si gioca in un fazzoletto, Careca, Matteus, cambia gioco Matteus opportunamente e trova Mannini. Buon lavoro di Mannini, che poi accelera, tocca a Maradona. Maradona in profondità ancora verso Mannini, molto bello il passaggio di Maradona e direi molto intelligente anche l'iniziativa di Mannini che vediamo inquadrato. Sì, è stato molto bravo nella partenza dell'azione ma anche a continuarla, e Careca ha guardato verso, Maradona ha guardato verso Careca ingannando tutti i difensori polacchi che si aspettavano il passaggio a Careca, invece ha ridato la palla a Mannini, purtroppo leggermente lunga. Manfredonia dopo il lancio di Komornicki, Volpecina, Careca, ancora Volpecina, Matteus, tocca con un braccio involontariamente, l'arbitro facendo appunto che è stato il rimbalzo a determinare il tocco con il braccio, ancora Matteus che aveva scambiato con Evani, cerca nuovamente Evani, parte il cross di Evani sul quale c'è la respinta di Kaczmarek, isolato in avanti Hazard, Kievic, Tassotti, Matteus, Careca in posizione di ala destra, bello all'arresto, poi su Careca interviene Vdovzik, quindi questo lungo rilancio di Komornicki, Volpecina, Matteus d'esterno, non va nessuno e tocca al proprio portiere Vdovzik. 24 minuti di gioco nel corso del primo tempo, non è accaduto nulla di particolarmente rilevante, siamo sullo 0-0. Kaczmarek, Robert Varzica, Krzysztof Varzica, il tocco poi è stato di Kosecki, parte il passaggio verso Varzica, intercettato, contrattacca la rappresentativa di Lega, ecco Maradona, bellissimo il suo lancio, poi per Virdis, va Virdis, dopo aver controllato il pallone scarica un destro a fondo campo. Molto bella l'azione perché è stata tutta in verticale, Matteus ha pescato molto bene Maradona e Maradona poi è riuscito a scavalcare con un pallone del vestuario e servire Virdis, arrivato un po' sbilanciato sul pallone e ha calciato alto. Kosecki, Varzica, ancora un prolungato lavoro dell'altro Varzica e a centrocampo recuperano il pallone i giocatori di Lega italiani, poi c'è questo colpo di testa, non aggancia Mannini e sulla palla è Ziober, sempre Ziober, vedete quanto è attivo questo piccolo numero 6 della nazionale polacca sul quale è stato commesso fallo. Superati i 25 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è ancorato sullo 0-0 iniziale, mentre osserviamo il calcio di punizione battuto da Vdovzik a cercare Robert Varzica, ecco l'inserimento del sempre tempestivo difensore di fascia destro che costringe in angolo Volpecina, inquadrato Robert Varzica, giocatore del Górnik di Zabrze,
perché la squadra che costituisce il blocco di questa nazionale, anche il Górnik di Zabrze in settimana ha giocato in Coppa, è stato battuto ed eliminato per 3-1 dal Real Madrid, due reti di Hugo Sanchez. Intanto c'è questo tiro al volo di Komornicki che era stato servito di testa da Lukasik, inquadrato Komornicki, anch'egli del Górnik di Zabrze. Vi dicevo, battuto in settimana dal Real Madrid 3-1, due gol di Hugo Sanchez e uno del Buitre, di Butragueño, nomi che ricorrono costantemente nel tabellino dei marcatori del Real. Sì, sono le due punte, soprattutto Hugo Sanchez, il giocatore che in area di rigore è veramente imprendibile, sa trovare il momento di inserimento, se c'è un rimpallo in area è il primo a arrivare sulla palla, mentre Butragueño ha una velocità incredibile, quella che gli permette di arrivare a contatto col portiere e a fare gol. Intanto c'è Volpecina in azione sulla sinistra, il suo traversone sul disturbo di Urban è sbagliato. C'è da dire qualcosa, Sandro, ancora sul storico conseguimento della qualificazione di tutte le sei squadre italiane dopo il secondo turno di Coppa. Mi pare che era una iniezione di fiducia per l'intero movimento calcistico italiano che ci voleva, vero? Sì, è molto importante anche all'esterno, perché prende sempre più considerazione così la nostra federazione e le nostre squadre. Direi che dipende tutto questo molto dalla nuova mentalità che stanno inculcando alcuni allenatori alle nostre squadre, cioè quella di andare anche all'estero e cercare di imporre gioco, aiutati forse anche dai tre stranieri che nei loro paesi sono più abituati di noi a giocare per l'attacco. Direi questi due fattori e la bravura dei nostri calciatori italiani che hanno portato a questo ottimo risultato. Evani intanto mette in mezzo per via Pisvirdis per Maradona, di prima su Careca, palleggio di Careca che cerca spazio, da ancora Maradona, il quale effettua il lancio bellissimo per Evani, va Evani, è disturbato da Varzicca, parte il traversone che è deviato in calcio d'angolo dallo stesso Varzicca. Evani, è lo stesso giocatore del Milan che effettua il tiro dalla bandierina servendo Volpecina per Maradona in piena area, gira un bel pallonetto, il colpo di testa è di Manfredonia che era avanzato e poi il portiere Vanzic in collaborazione con Robert Varzicca. Hai detto, Sandro, prima a proposito del commento al passaggio al turno successivo di tutte le squadre italiane nelle varie coppe europee, che il particolare è molto importante anche, intanto attenzione, c'è il tiro che termina in gol realizzato proprio da Robert Varzicca. Gol, ecco, vedete, è il difensore di fascia destro che già più volte si era portato in avanti, che approfitta di una indecisione della nostra retroguardia e batte in uscita Galli. Gol dunque di Robert Varzicca per la Polonia al 28esimo del primo tempo, elude prima l'intervento di Volpecina, poi anticipa Galli in uscita. È stato molto bravo perché ha preso Galli in controtempo, ha saputo insistere sulla palla perché era in ritardo rispetto a Volpecina, però ha continuato nell'azione, Volpecina si è un po' inciampato nel pallone, gli ha portato via la palla e è riuscito a infilare Galli. Mi sembra non poteva fare più di quanto ha fatto per cercare di chiudere lo specchio al difensore polacco. Ecco, avevamo cominciato un'ulteriore considerazione sul momento internazionale del nostro calcio. Tu giustamente hai detto che il nostro movimento calcistico esce corroborato, confortato da questi risultati positivi, e questo è molto importante anche in chiave politica, perché parlare degli arbitri è sempre antipatico. Tanto se arriviamo agli sviluppi di questa azione, Careca va al triangolo che non si chiude. No, è antipatico parlare degli arbitri, però una federazione
come quella italiana, che è molto potente, sembra avere scarso peso politico in campo internazionale. Abbiamo degli arbitraggi che sono quasi sistematicamente contrari da qualche tempo a questa parte. Sì, questo dà ancora più valore ai risultati delle nostre squadre, ma certamente un arbitraggio come quello di Paoli nella partita con la Stella Rossa del Milan lascia molto perplessi. Io penso che soltanto i risultati delle squadre e della nazionale danno importanza a una federazione e quindi incutono rispetto in tutti i settori, anche nel settore arbitrale, che sa che deve andare in campo e difendere un patrimonio alla pari sia della squadra di casa che della squadra italiana. Maradona, Tassotti, Virdis, Tassotti, Maradona, Careca, Maradona, Volpecina, e poi rischiano l'autogol in chiaro affanno i difensori polacchi. Peccato che è un'azione bellissima con diversi scambi che Maradona non se la sia sentita di tirare in porta e abbia allargato verso Volpecina, che forse non se l'aspettava e non si è inserito con autorità e con una maggior velocità. Edani intanto va a battere il tiro dalla bandierina su Maradona, tipica giocata di Maradona. Poi Mateus che pesca Evani in posizione regolare, Evani fuori per Maradona, su Maradona si porta Komornicki, lo scambio è con Manfredonia, ora pari, Careca, ha girato d'esterno Careca, sulla ribattuta c'è Maradona che calibra ancora il pallonetto per Evani, giudicato in posizione irregolare. Ma ogni volta che tocca la palla Maradona dobbiamo dire che si vede qualcosa di spettacolare e la nostra squadra, la squadra della rappresentativa di Lega, crea delle occasioni da gol. Comunque è uno spettacolo vedere in una partita in cui gioca dietro le due punte e non ha un uomo che lo martella, tra virgolette, come Maradona accarezzi la palla di esterno, di interno, gli dia l'effetto e trovi il compagno puntualmente smarcato. Robert Varzica, Lukasik, fuori gioco di Fjodor, batte pari per Manfredonia, ruba la palla a Raskiewicz, va Raskiewicz e poi sul recupero di Tassotti spara fuori, era stato bravo a rubare il pallone. Poi sì, è un po' il rischio di questo tipo di partita per le rappresentative di Lega, quella di cercare le finezze. Anche in questo caso è stato bravissimo a rubare palla, però la conclusione, anche perché Tassotti era riuscito a recuperarlo in parte, è stata una conclusione sporca. Careca, pari, difende bene il pallone, costringe al fallo Araskiewicz, lo stesso giocatore che qualche attimo fa abbiamo visto tirare fuori, testimonianza del fatto che almeno sul piano della mobilità questi polacchi ci sono. Sì, si inseriscono molto bene con il numero 6, con il numero 2, soprattutto sulle due fasce. Virdis intanto non riesce a intercettare, Lukasik, Krzysztof Varzika, ancora Robert Varzika e poi un fallo fischiato a Maradona, quale accenna una protesta, mentre Virdis, prontamente inquadrato dalle telecamere guidate dalla regista Luciana Veschi, sta risistemandosi le calzature. Komornicki, ancora Komornicki, Evani facilita l'intervento di Tassotti, pari, disimpegna su Manfredoni al quale allarga per Volpecina. Virdis, su di lui Lukasik, parte il traversone, recupera Robert Varzica, autore del gol, e poi Careca non riesce a impadronirsi del pallone. Siamo al 34esimo del primo tempo, il risultato è di 1-0. Intanto è Mannini che ruba il pallone, Maradona, e vedete come cerca sempre la giocata d'effetto,
palla per Mateus, ora per Pari, il traversone, l'aggancio di Careca, il disimpegno buono all'indietro di Dovzi. Sì, molto buono il disimpegno, anche se un po' rischioso, però è dimostrazione di sicurezza e anche di saper controllare palla molto bene, cosa che abbiamo detto fin dall'inizio, tutti questi polacchi hanno un controllo di palla buono. Virdis, Maradona, Virdis, Evani, Virdis, taglia in profondità il colpo di testa di Kosecki, poi c'è un rimpallo ancora su Mannini, Mannini mette giù bene il pallone a favore di Pari, il quale carica a sinistro alto. Carattere amichevole della partita, dicevamo, lo si vede anche da certi atteggiamenti in campo, però quando si gioca a calcio o a qualsiasi altro gioco a nessuno piace perdere. No, difatti abbiamo visto Maradona che dopo che l'arbitro ha fischiato un fuorigioco secondo lui non giusto e dopo il fallo che gli è stato fischiato contro si è abbastanza arrabbiato, certo non come magari in una partita di campionato, però quando si entra in campo ci si vuole divertire e ci si diverte ancora di più se si vince quando si è giocatori. Careca, ottimo il suo lavoro, va via Careca, il suo attraversano, il colpo di testa di Lukasic, il pallone poi controllato ancora da Careca sul quale però è svelto Varzica. Quindi Komornicki, Krzysztof Varzica, Wdowczyk. Bello l'affondo di Wdowczyk, il suo attraversone invece termina direttamente a fondo campo. Al solito quando sono in campo formazioni polacche c'è qualche problema per l'esatta dizione dei nomi. Maradona intanto batte questo calcio di punizione cercando il vitalissimo Evani, ancora Maradona sul quale ha buon gioco con Komornicki ed ecco Kosecki. Urban vince il rimpallo con Maradona, va ancora Urban che non si intende con Varzica. Tassotti, Mateus, Careca, Mateus, Careca, Tassotti, Maradona con l'esterno, Wdowczyk poi, quindi Kaczmarek, Robert Varzica, Krzysztof Varzica. A cercare lo scatto di Kosecki con palla che termina fuori. Visto che c'è il pubblico approfitta per esercitazioni corali di stampo prettamente campanilistico. Komornicki intanto ruba ancora il pallone ai rappresentanti della Lega e c'è Araskiewicz poi che da fuori a Ziober, va Ziober molto bene sulla sinistra, parte il suo traversone e Galli valuta correttamente la traiettoria del pallone lasciandola sfilare a fondo campo. Direi che Ziober e Varzica sono i due giocatori che danno ritmo alle incursioni della rappresentativa polacca. Intanto Maradona serve Careca in posizione di ala destra, va Careca a puntare Wdowczyk che ne rallenta l'azione e in un secondo tempo lo ferma. Careca, Pari, Maradona, Tassotti. Maradona, Tassotti, splendida combinazione fra i due, gran gol di Tassotti, magnifico. Bravissimo Tassotti nel aspettare per riuscire a dare palla a Maradona,
e poi direi nel infilarsi in aria, ma Maradona è riuscito a prendere sul tempo, adesso penso che lo vedremo, prima con una finta a ricevere la palla e poi a prendere sul tempo la chiusura dell'avversario e mettere Tassotti davanti al portiere. Tassotti bravissimo, e direi però che Maradona anche qui ha inventato accarezzandolo, vediamo come rallenta l'azione per aspettare che il compagno vada in vantaggio di tempo sui difensori polacchi. Davvero un bel gol e un giusto premio anche per questo Tassotti, che indubbiamente sta meritando in modo eccezionale anche nelle file del Milan. Sì, è un giocatore che ha migliorato moltissimo sul piano della tecnica. Fino a qualche anno fa si distingueva per condizione atletica, per tempismo, per marcatura, poi un po' la cura Lidl e la rifinitura di Sacchi. Oggi è un giocatore che spesso non si riesce a capire se fa il terzino o se fa l'ala destra, perché si sa inserire con tempismo e con un controllo di palla molto buono. E tra l'altro ha anche una notevole versatilità, tant'è vero che oggi intanto osserviamo ancora Maradona, un rimpallo, esce il portiere, blocca. Dicevamo di Tassotti e della sua versatilità, già hai sottolineato che spesso non si capisce se è un difensore di fascia o un'ala, poi si disimpegna altrettanto bene anche come difensore centrale, lo sta facendo tutt'oggi e lo ha fatto anche nella nazionale olimpica schierato come libero da Rocca. Sì, questo è perché è un giocatore che sa fare la zona, era partito come marcatore puro, poi ha imparato molto bene a fare la zona, questo gli permette di giocare in 3-4 zone di campo con la stessa padronanza. Addirittura nel primo tempo della seconda partita con la Stella Rossa ha giocato costantemente nella metà campo avversaria da ala destra pura, creando diverse occasioni per la propria squadra. Come amici Careca a cercare Maradona, su Maradona arriva Vdovzik e lo stesso Vdovzik cede poi al portiere Vantic. Urban, buon giocatore questo Urban, la palla è per Zjober, poi c'è un intervento di Volpecina e il pallone è affidato a Kosecki in posizione di ala sinistra. Da fuori Kosecki, arriva in corsa per il gran tiro Krzysztof Warszyka. Molto buoni in questi cambiamenti di ritmo i polacchi, riescono a prendere palla ai nostri che magari gigioneggiano un po' e poi sanno far puntare sulle fasce laterali per rimettere la palla al centro, quindi direi che meglio di quanto ci si poteva aspettare questa nazionale, anche perché non ci sta molto a soccombere davanti alla tecnica dei nostri, quindi è un impegno serio per la rappresentativa di Lega. Evani, Volpecina, Manfredonia, Tassotti, Maradona, pallonetto a cercare Virdis, poi il pallone arriva verso Careca, anticipato all'ultimo momento da Lucasi. Ancora una bella azione in palleggio dei nostri, Mateus con il sinistro a Careca, Careca di prima per Evani, Evani va sul fondo e disturbato dall'avversario non riesce a calibrare a tempo il cross. Abbiamo visto nell'azione precedente ancora una volta come Maradona sappia aspettare che il compagno arrivi in vantaggio sugli avversari, anche questa volta invece che rasoterra ha pennellato un pallonetto veramente molto bello per Virdis, però direi che Virdis e Careca giocano nella zona più difficile di campo, dove i polacchi sono più forti, anche perché sono solitamente in vista di alcune incursioni molto pericolose. Presidente Righetti, allora lei è uno dei tanti presidenti delle varie squadre di club, come accettate voi questo ulteriore impegno per i vostri giocatori? Ma bisogna accettarlo, come è giusto che sia, insomma, perché la Lega ha ritenuto opportuno di ridare vita, insomma, a questa rappresentativa particolare, quindi è logico che una volta accettato il principio bisogna comportarsi di conseguenza. Per quanto riguarda la Fiorentina? Fiorentina era stata protagonista di un avvio di campionato un pochino scioccante, no? Proprio qui a San Siro, poi benissimo. Sì, direi di sì, a San Siro diciamo che avremmo dovuto perdere decorosamente col Milan sul 2-0, abbiamo avuto uno sbandamento, un calcio di rigore, quindi è stato un risultato direi molto peggio di quanto pensassimo. Poi successivamente ci siano riprese, ci fa piacere indubbiamente. Per quanto riguarda Baggio, che è giustamente considerato, a mio modo di vedere, la grande speranza del nostro calcio, mi pare che il ragazzo
che ha sempre dimostrato un grande talento, in questi ultimi tempi abbia anche evidenziato un miglioramento sotto il profilo temperamentale, si è fatto più uomo, più responsabile. Lei ha colto nel segno, effettivamente il problema di Baggio era questo, di temperamento, ed è migliorato molto, e anche sotto il profilo tattico, che era, qualcuno gli rimproverava in un certo senso di non avere ancora sufficiente senso tattico, però bisognava anche dargli degli spazi di maturazione, insomma, un ragazzo di 21 anni che è stato fermo 2 anni, gli si potevano concedere questi spazi ed era giusto concederglieli. Ecco, voi avete un allenatore che è un fautore della zona da sempre, mi pare però che sul solco di Eriksson un po' si stiano portando parecchi altri allenatori. Intanto abbiamo visto il gol di Tassotti a coronamento di una splendida combinazione con Diego Armando Maradona, e forse questo nuovo modo di interpretare il calcio, rivediamo l'azione, il tocco finale di Maradona, vedete che attende l'inserimento di Tassotti, e Tassotti che è molto bravo a segnare. Dicevo che forse i frutti si vedono anche nell'ottimo comportamento delle nostre squadre di club, che a parte i risultati molto spesso denotano una mentalità che fino a qualche anno fa era sconosciuta. Sì, io condivido questo fatto, le dirò, sul piano personale penso che effettivamente la zona sia il metodo di gioco che conquisterà un po' tutte le squadre, indubbiamente. Certo, occorrerà che anche i giocatori sappiano adattarsi. E quest'oggi mi pare che i ragazzi, no, della rappresentanza di Lega lo facciano bene, perché molti di loro nei rispettivi club non adottano la zona, però si sono immediatamente inseriti, no, in questa formazione che è modellata tutto sommato sul Milan. Sì, direi che si sono prontamente adattati, il che significa che probabilmente l'avevamo anche studiata la zona. La ringrazio, Presidente. Stanno rientrando intanto in campo i giocatori, vedete anche l'arbitro Brunmeier, austriaco, guarda, è stato molto agevolato nel suo compito dalla correttezza degli uomini in campo. Vediamo se ci saranno delle sostituzioni, tra gli italiani sono rientrati Manfredonia, Careca, Volpecina, Matheus, Pari, c'è in campo il numero 14 che è Gregucci, che probabilmente giocherà al posto di Tassotti. C'è in campo anche il numero 16, altro elemento molto interessante, si tratta di Marocchi, e c'è in campo anche Caniggia. Quindi, come vedete, sono state le sostituzioni che era facile prevedere. Vi ripeto che è una sintesi di questa partita, sarà trasmessa nel corso di Notte Sport sempre su Rai 2 questa sera. È regolarmente in campo Maradona, vedete che scherza con Caniggia, i due sono connazionali, entrambi argentini. Non mi pare che ci siano state sostituzioni nelle file della Polonia, dunque vediamo, in porta per noi c'è Galli, a destra c'è ancora Mannini, a sinistra Volpecina, i difensori centrali ora sono Manfredonia e Grecucci, poi sono in campo Marocchi, Maradona, Caniggia, Careca c'è ancora. Quindi è uscito Virdis, è uscito Mateus, e c'è anche il numero 14 in campo per la Polonia, si tratta di Taraskiewicz. A Mateus c'è ancora. Ecco, adesso Sandro Mazzola è tornato, quindi lui metterà a posto le sostituzioni mentre io faccio la cronaca di questa fase iniziale del secondo tempo. Ovviamente le sostituzioni sono pienamente libere, mentre osserviamo Volpecina in azione. Maradona, il tocco è di Zjober verso Varzica, ancora Zjober,
punta Volpecina entra in area di rigore, va a raddoppio, molto bene Manfredonia, ferma l'avversario, Maradona tiene la palla in campo. Colpo di tacco di Maradona a beneficio di Manfredonia, da questi a Mateus, combinazione fra i due, poi aggancia Mateus, tocca verso Pari, da Pari a Careca. Seguiamo gli sviluppi di questa azione. Parte il traversone di Pari, controllato e Mazzola adesso ci dà le sostituzioni e lo schieramento completo. Sì, Gregucci che ha sostituito Tassotti e mi sembra molto interessante questo giocatore che sa spingersi anche avanti, quindi ha delle caratteristiche abbastanza simili a quelle di Tassotti. C'è stata una buona difesa da parte dei nostri. Marocchi che ha preso il posto di Evani, giocherà sicuramente un po' più centrale di Evani, sta giocando molto bene nella Juventus come regista, e poi Caniggia che ha preso il posto di Virdis, quindi sulla sinistra Caniggia, in quanto sulla destra abbiamo Pari e Careca che giocherà più centrale rispetto al primo tempo. Ed ecco Caniggia subito che folleggia sulla sinistra, dà in mezzo, il colpo di testa è di Lukasik, subentra Volpecina. Poi ancora Raskiewicz e quindi questo arresto e tiro improvviso di Mannini. Da osservare mi pare, Sandro, con particolare attenzione questo Marocchi che ha avuto un avvio di campionato splendido nella Juventus. Sì, io ho visto due volte la Juventus quest'anno per la Domenica Sportiva e ho visto Marocchi giocare sempre molto bene. Mi sembra che è il giocatore nella squadra della Juventus che ha più geometria, infatti gioca centrale, gioca da regista e ogni volta, ogni domenica migliora, fa qualcosa di nuovo, ha anche una buona personalità. Io penso che possa essere una valida alternativa per il commissario tecnico della nazionale se continuerà a giocare in questo modo. Tra l'altro nella Juventus, come accennavi tu, gioca in posizione centrale quasi da regista, in modo diverso rispetto a quanto talora era impiegato nel Bologna, no? Sì, lui era esploso nel Bologna alcuni anni fa, poi aveva avuto due anni fa un'annata non molto buona e veniva impiegato più come mediano o come centrocampista di fascia. E invece Zoff ha trovato delle caratteristiche in lui che forse nelle quali in pochi credevano, perché condurre una squadra come la Juventus, un giocatore che veniva dalla Serie B, poteva anche essere un'impresa improba, invece sta dimostrando di avere la personalità per poterlo fare. Sì, tra l'altro Marocchi era stato utilizzato proprio in questo stesso ruolo che occupa attualmente nella Juventus da Sergio Brighenti nella selezione nazionale di Serie sì, B. Sì, è vero, è vero. Intanto c'è questo colpo di testa di Grecucci, Barzica, il tocco è per Kaczmarek, da questi a Robert Barzica, Komornicki e il portiere Vanzi. Nuovo entrato Taraskiewicz, su di lui opera Mannini, viene via bene Taraskiewicz, poi è costretto al passaggio all'indietro su Kaczmarek che prolunga ancora a ritroso sul portiere Vanzi. Mannini, Barzica, poi Komornicki, Barzica, ancora Komornicki. Lukasik, avanza lo stopper, Volpecina, Marocchi, bello il triangolo stretto con Caniggia, disimpegna bene poi Marocchi su Maradona che viene anticipato, Komornicki, quindi il solito inserimento di Fiober, il passaggio a Christoph Barzica e il pallone che termina fuori. Si sentono cori sulle tribune, Milan-Milan, Inter-Inter, secondo te Sandro, che sei un vecchio conoscitore e un apprezzato protagonista tempo fa del calcio milanese, questa egemonia meneghina è destinata a durare? Ma io penso che per quanto riguarda il Milan sicuramente, però penso che possa durare anche quella dell'Inter, visto che il Napoli ha qualche problema,
oltre agli infortuni, perché l'assenza di Lemao è molto importante, però qualche problema nel trovare gioco, e mi pare che le due milanesi siano in questo momento, con una Juve che ha qualche problema in difesa, le squadre che possono imporsi per tutto il campionato. Osserviamo intanto questo angolo battuto da Maradona per Volpecina, ancora Maradona, va sul fondo Maradona. Vedete, questo è un tipico modo proprio di trattare il pallone e di giocarlo, di Maradona con le spalle rivolte alla porta, no? Entra in palleggio e poi rovescia il cross. È la sicurezza che ha Maradona, sembrava che ormai non potesse più fare il cross perché aveva il giocatore davanti, invece ha lasciato che gli ha girato le spalle e poi ha inventato come sa lui. Quando si hanno i piedi di Maradona e la capacità di inventiva, qualunque cosa è possibile. C'è una rimessa laterale per la nostra rappresentativa di Lega, va ad effettuarla Mannini, che riceve il passaggio di ritorno, parte il traversone di Mannini sul quale Vanzic è in uscita. Matteus, Pari, Gregucci, e Gregucci cerca una finezza, poi opportunamente tocca all'indietro a Galli. Galli è stato uno dei protagonisti della qualificazione del Milan, ma correva il rischio di essere ricordato come il portiere che in tre partite era stato battuto da tre tiri senza effettuare neanche una parata, poi invece ai rigori è stato provvidenziale. Sì, è stato bravissimo, direi che però è un po' tutta l'annata di Galli, dopo i primi mesi della stagione scorsa in cui risentiva ancora forse lo strascico di la sfortuna del suo non fortunato mondiale. Del non fortunato mondiale, ha avuto la forza di volontà di imporsi malgrado le critiche, malgrado anche un po' i tifosi milanisti avessero qualche dubbio, segno di una grossa forza morale e di qualità indubbie tecniche, e oggi credo che possa riproporre una candidatura per una maglia azzurra. Palla intanto manovrata da Kormonicki, che va sul fondo a effettuare un traversone sbilenco. Continuando nel parallelismo milanese, l'altro portiere, che è molto bravo ogni tanto, però fa dei numeri che non sono contemplati, no? Regolarmente. Ma io conosco Zenga, l'ho visto, aveva 12 anni quando ha cominciato a giocare nelle file dei ragazzi dell'Inter, e so che è un ragazzo, è una pasta di ragazzo, che però non sempre riesce a controllarsi, e questo ha degli aspetti positivi per quanto riguarda la grandissima parata impossibile, e aspetti negativi come quello di mercoledì scorso. Un campione come lui non può lasciarsi andare ad atteggiamenti del genere. Araschievich intanto ha dato in profondità questo pallone per Zjober, il quale lo lavora all'indietro sul capitano Urban. Ancora Zjober, triangolano i due, Urban in profondità, e c'è Manfredonia che intercetta, poi Marocchi che pesca Maradona per Careca svaria sulla destra, arriva a sostegno anche Mannini, gli lascia la palla Careca, va Mannini che ha una buona intuizione, ma in controllo, saltando l'avversario, si allunga di un po' troppo il pallone. Si è stato bravo Careca a lasciargli la palla, anche se forse con un attimo di prontezza in più avrebbe potuto riuscire a tirare, invece il passaggio di Maradona era bellissimo, ha perso l'attimo e ha dovuto lasciare la palla poi allargandosi a Mannini. Vanzi, il portiere a rinvio. Lo stacco di Volpecina, la palla è per Marocchi. Altro buon suggerimento di Marocchi per Caniggia, va Caniggia a effettuare il traversone, ribatte Lukasic, poi c'è la rovesciata di Kormonicki, il colpo di testa da parte di Urban e il pallone controllato da Matteus, che viene applaudito per la sua grande caparbietà, no? Un giocatore tutto impeto, tutto slancio. C'è un giocatore che ha nei 40 metri di progressione un'arma micidiale, l'abbiamo visto in queste domeniche di campionato e anche in Coppa, magari ha dei momenti in cui sembra assente dalla partita, ma sta aspettando il momento per imporre questa sua progressione e anche una buona tecnica di base. Palla intanto per Vdovzik. Suggerimento per Urban, triangolazione, c'è ancora la porta vuota e segna un bellissimo gol Taraskiewicz,
mi pare che abbia segnato il nuovo entrato, vediamo adesso di avere il conforto. No, era proprio Dovzik quello che aveva iniziato l'azione, come vedete è il difensore di sinistra e questa azione molto bella lo porta tu per tu con Galli, mantiene la calma. È stato molto bravo a non calciare, e quando è arrivato tu per tu con Galli poteva tentare di scavalcarlo con un pallonetto o cercare l'angolino, però non ha voluto rischiare e è andato a dribblare il portiere, quindi segno di una sicurezza tecnica e di una lucidità molto, molto importante negli ultimi 16 metri. Sotto dunque ora per 2-1 la nostra rappresentativa di Lega nei confronti della Polonia, mentre c'è una nuova sostituzione, esce proprio Lothar Matthäus, applaudito, entra in campo al suo posto con il numero 15, un altro giocatore molto interessante che forse non è stato sufficientemente propagandato da noi, questo Barbas che gioca con il Lecce, che indubbiamente è molto bravo. Ma io ritengo che sia uno dei registi, dei pochi registi che ci sono in circolazione nel calcio europeo, nel calcio mondiale. È chiaro, forse il fatto di essere andato a Lecce, quindi di essere retrocesso in Serie B, non gli ha permesso di far parlare molto di se stesso, però è un giocatore che ha geometria, ha tecnica molto buona, calcio di punizione nel quale spesso riesce ad andare in gol e anche tiro da lontano, malgrado non abbia una grande potenza, una statura fisica notevole. Maradona, Careca, Caniggia, si gira benissimo Caniggia, è funambolico nel dribbling, qualche volta però eccede, alla fine viene fermato dal terzo avversario che tentava di saltare, mentre Manfredonia va con perfetto tempismo a recuperare il pallone, lo cede a Marocchi, Marocchi lo dà a Careca, Careca dà a Caniggia, fuori gioco. È un bel vedere però anche come controllano il pallone. Sì, è molto bello, direi che in questo secondo tempo adesso la nostra è una squadra un po' più sbilanciata in avanti, quindi potrà anche rischiare, ma potrà anche rischiare di fare molti più gol, un po' come è la filosofia di Sacchi, quella di cercare di fare il più gol possibile anche rischiando di prendere qualcuno. Ecco, tra l'altro sarà anche interessante vedere come si sistemeranno in campo Marocchi e Barbas. Mi pare che Marocchi, da quando è entrato Barbas, abbia assunto una posizione più decentrata e Barbas è il regista centrale. Sì, più sulla zona sinistra Marocchi, Barbas è giocatore tipico centrale. Marocchi, pur giocando molto bene nella zona centrale, può ricoprire più facilmente anche questo settore di campo. Palla intanto Varfiche, Komornicki, Manfredonia, Araschievich, quindi Varfiche. Palleggiano bene sullo stretto i polacchi ed è Manfredonia che va a interrompere ancora la loro trama. La rimessa è di Robert Varfiche. Parte il traversone sul quale è pronto Beto Barbas, ecco il suo suggerimento per Maradona. Maradona ad esterno benissimo a Careca, Careca a Caniggia, Caniggia che gira su Pari, Pari in combinazione, ancora doppia con Caniggia, va Pari a effettuare il traversone, chiude Urban il capitano. Regista praticamente a tutto campo della squadra, questo Urban è molto bravo anche nei ripiegamenti difensivi. Sì, ha un senso tattico molto valido, tra l'altro è una questione tattica interessante, il numero 6, Ziober aveva giocato tutto il primo tempo come uomo di fascia sinistra, adesso si è spostato in una posizione di centrodestra, addirittura quasi da attaccante, e sta muovendosi bene anche in questa posizione. Ecco Christoph Varzica. Il passaggio è su Taraskiewicz, dà in profondità il pallone per questo tiro che coglie il palo di Araschievich, vicinissimo al terzo gol a Polonia, a testimonianza di una bontà d'impianto Araschievich, autore del tiro. Sì, sì, è riuscito a infilarsi molto bene, Gregucci probabilmente non ancora... Caniggia intanto, Caniggia, tiro col piede, respinge il portiere, travolgente azione di Caniggia. Sì, contropiede dove Caniggia si esprime al meglio quando ha una zona di campo libera nel quale infilarsi. E però è pronto a entrare in campo anche Renato, intanto sull'angolo c'è questa respinta avventurosa del portiere, ancora Taraskiewicz, la partita è gradevole.
contrattacco ancora di Araskiewicz, il giocatore che aveva colto il palo, ed ora galoppa, vedete, proprio quello Zjober che aveva giocato dall'altra parte nel corso del primo tempo, ora gioca addirittura quasi di punta, il suo tiro è Sbilenko, va a raccoglierlo Urban, colpo di tacco di Urban, chiude pari. Entra su di lui Komornicki, ma pari resiste e offre poi il pallone a Barbas. Pari, Maradona. Maradona stupendamente fra due avversari, poi viene agganciato forse involontariamente a questo gesto di stizza nei confronti dell'avversario e precisamente di Taraskiewicz. Poi Maradona si è arrabbiato sulle prime, poi ha recuperato la calma, ha stretto la mano all'avversario, mentre entra in campo un altro fantasista, Renato, della Roma, e va a prendere il posto di Careca. Quindi non c'è più Careca e gioca Renato, e c'è contemporaneamente anche la sostituzione del portiere. Esce Galli, entra in campo Landucci. Palla intanto per Volpecina, Renato, Robert Varzica. C'è questo lungo lancio in profondità ed è Grecucci isolato che tocca prolungare verso Landucci. Così Sacchi ha praticamente fatto giocare tutti i giocatori a sua disposizione con eccezione di Vjarkovud che è in panchina ma che probabilmente non sarà impiegato perché ha qualche guaio muscolare. Lotta intanto Maradona, vedete, con Lukasik, perde il duello, pericolosamente disposta tutta su una stessa linea la nostra retroguardia. Komornicki cambia gioco, l'autore del secondo gol Zdovzik, hanno segnato i due difensori esterni polacchi. Lavora il pallone Taraskiewicz, va a ricevere il passaggio di ritorno ma è in posizione irregolare. Ma è una formazione quella attualmente in campo che potrebbe manovrare molto bene in contropiede, però in questo caso dovendo la nostra squadra rimontare sarà difficile, in quanto Renato e Caniggia sono giocatori che hanno un allungo e una velocità veramente notevole. Vedete Renato, piroetta su se stesso, trova Caniggia. E su Caniggia c'è Kaczmarek all'intervento, rimpallo tra i due, non è calcio d'angolo, anche se Caniggia, vedete, non è d'accordo. Robert Varzica. Portiere Vancic. Colpo di testa di Manfredonia, palla verso Renato, la rovescia bene Renato, Maradona, Renato, il colpo di tacco di Maradona, ha trovato leggermente in ritardo. Tanto Marocchi, vedete, lotta con grande accanimento, recupera un buon pallone, poi sul lancio di Grecucci si distende e subisce il fallo di Zjober. Ma si può dire che la Polonia a questo punto ci tiene a vincere la partita, però mi pare che anche i nostri non siano da meno e cercano di rimontare. Il modo come vanno a recuperare la palla e come la difendono, abbiamo visto Maradona, sia Caniggia e in questo caso anche Marocchi, lo dimostra. Sul lancio di Barbas c'è questo recupero, Maradona ancora anticipato, poi Komornicki e quindi il pallone offerto ancora sulla destra a Krzysztof Varzica. Komornicki, due avversari su di lui, buon lavoro di Komornicki, buono anche il suo traversone, arriva a battere di prima Urban. Urban è il giocatore tatticamente più intelligente della squadra polacca, sia in fase di copertura sia anche in fase di proposizione di azione e anche in fase di copertura. Era l'unico che aveva seguito dalla parte opposta l'azione del compagno, quindi aveva fiducia nei mezzi del compagno e aveva trovato la zona di campo dove non c'erano avversari. Marocchi ha ricevuto da Maradona, da Barbas, Barbas allarga sulla sinistra per Caniggia,
Ecco l'argentino del Verona che effettua il traversone teso, ribattuto, va allo stacco Caniggia, poi Renato. Renato, due avversari su di lui, e il libero Kaczmarek che rovescia, poi Barbas che mette giù e batte alzando la mira. Beto Barbas. Direttamente a rinvio al portiere Zanzi. Volpecina. Christoph Vazzica. Pari, Maradona. Pari, ancora al momento giusto il lancio, troppo lungo invece il cross di Pari. Lo recupera comunque Caniggia, lo dà fuori a beneficio di Marocchi. Marocchi cerca ancora Maradona, 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 tocco di Maradona verso Pari, chiudono i polacchi. Da quest'altra parte c'è l'intervento di Grecucci, poi l'iniziativa di Mannini. Mannini è quantunque disturbato, mantiene il possesso del pallone, lo dà molto bene a Maradona, palla fuori di prima, Marocchi svirgola. Marocchi non è arrivato coordinato sulla palla, mentre molto bella l'azione di Mannini che ha resistito almeno tre volte alla carica dell'avversario, con il pallonetto lo aveva scavalcato, poi è riuscito a tenere palla e a servirla indietro. È una tipica azione degli uomini che si spingono sulle fasce, quella di arrivare sul fondo e mettere la palla indietro perché diventa una palla pericolosa. Vanzi. Bello il colpo di testa di Christoph Vazzica, poi viene fermato Araschiewicz, Manfredonia, Grecucci, Manfredonia, Mannini. Renato. Ora Mannini per Renato, in profondità va il giocatore della Roma, fermato da Urban, onnipresente. Sì, è molto, veramente molto bravo. È bello anche il tentativo di dribbling di Renato. Renato è molto bravo a partire col piede destro e poi invece prendere la palla col piede sinistro, lasciando l'avversario in surplus. Questa volta non gli è riuscito, però il tentativo è stato molto buono. Sempre Renato, Maradona, vedete come protegge il pallone. Pallonetto poi per Caniggia, esce il portiere Vanzi. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo e il risultato vede in vantaggio la nazionale polacca per 2-1 nei confronti della nostra rappresentativa di Lega. Sjober in posizione di ala destra, calibra il traversone, rinvio di Manfredonia, un po' sporco, si gira con buon riflesso Komornicki e batte a rete, parato. Barbas per Marocchi, su Marocchi torna un altro dei tanti corridori di grande efficacia che ci sono nelle file della Polonia, Sjober. In effetti è una squadra che dà pochi punti di riferimento, no? Questa Polonia proprio perché ha giocatori molto mobili. Sì, si muovono in tutte le zone del campo, forse è Urban il giocatore sul quale si può dire che ha mantenuto spessissimo la zona centrale, diciamo da regista, però regista molto dinamico perché una volta che è partita l'azione va ad aiutare i compagni nelle varie zone di campo. Vdovcik. Cambia gioco, ancora a cercare Sjober, si propone e riceve Komornicki, converge bene Komornicki, da fuori. E poi c'è Urban, molto bravo il portiere Landucci in uscita, ancora Urban, parte il traversone ed è Grecucci che libera porta vuota. Corriamo moltissimi rischi, troppi, ma la squadra di Lega è molto sbilanciata. Sì, l'avevamo detto all'inizio di questo secondo tempo che si poteva correre qualche rischio. In questo caso Urban ha tentato il pallonetto, poi ha avuto l'intelligenza di non calciare sul portiere, di fintarlo ed aspettare, dimostrando di essere un giocatore in possesso di grandi qualità tecniche. Sjober, sinistro,
e palla che termina fuori. Era stato bravo Landucci in precedenza a chiudere proprio su Urban. Ecco il portiere della Fiorentina che dà a Marocchi. Barbas, Mannini, Pari, Gregucci, Manfredoni, Barbas, Renato, pallonetto per Maradona e Maradona è ancora messo giù mentre si avviava verso l'area. Bella, no, la combinazione tra Renato e Maradona. La finezza di Renato è veramente molto buona, ha carezzato la palla aspettando di prendere in contropiede i due avversari che stavano davanti a lui e poi Maradona è riuscito a guadagnarsi il fallo anche perché aveva la palla sul piede destro, quindi difficilmente da quella distanza poteva tirare. Naturalmente Maradona che si accinge a battere. Quantunque nei pressi ci sia anche Barbas, che come dicevamo è un temibile tiratore. Va Maradona al... Palla che colpisce lo spigolo tra traversa e palo, e vedete come si dispera. E non ci sta a perdere Maradona. Non ci sta a perdere. Fra l'altro è anche dotato di una mimica efficacissima. E ha colpito benissimo la palla che è ricaduta, vedete che il portiere non ha nemmeno tentato la parata perché aveva considerato, vista la traiettoria, certo gli ultimi metri, che la palla sarebbe andata alta almeno di due metri sopra la traversa, invece l'effetto ha permesso alla palla di ricadere e colpire la traversa. Infatti anch'io stavo dicendo alta, poi improvvisamente è caduta questa palla andando a finire proprio all'incrocio dei pali. Sjöberg fuori. Intanto la Polonia sta per effettuare una nuova sostituzione, sta per entrare in campo il giocatore Soczynski. Barbas, Renato, Pari, Mannini, combinazione tra i due della Sampdoria, altra squadra che quantunque non ricordate prima da Sandro Mazzola ha buone possibilità in campionato, no? Tra l'altro è stata una oppositrice fierissima dell'Inter nell'ultimo scontro diretto. Sì, direi che è una dimenticanza molto grave, anche perché quest'anno la Sampdoria è squadra più concreta, forse leggermente meno spettacolare, quantunque lo è sempre, però più concreta, visto gli innesti di Victor, uomo d'esperienza, di Dossena, che non gli altri anni, quindi mi sono dimenticato ed è grave che è una delle pretendenti allo scudetto. Splendido intanto, ancora Maradona per Renato, sul quale va a chiudere Urban. Rimessa per la nostra rappresentativa di Lega. Cambio nelle file polacche, esce Sjöberg che aveva corso come un matto e lascia il posto al numero 15 Soczynski. Intanto per questo incontro tra la rappresentativa di Lega Nazionale e la Polonia tutti gli spettatori presenti fruiscono di una copertura assicurativa contro gli infortuni eventualmente occorsi durante la permanenza all'interno dello stadio. Intanto c'è stata questa parata del portiere e secondo le condizioni generali stabilite nella polizza. Tale copertura assicurativa è offerta in maniera gratuita dalla SAI e la Lega Nazionale Calcio esprime il proprio ringraziamento alla compagnia per il fattivo contributo organizzativo e anche questa è un'iniziativa che secondo me potrebbe avere degli sviluppi in futuro perché in effetti una copertura assicurativa per quelli che vanno all'interno degli stadi indipendentemente adesso dal discorso della violenza è una cosa molto importante. Ma direi che il fatto che il mondo del calcio capisce che le società devono diventare anche società di servizio, appoggiarsi a società di servizi, direi che soprattutto in questo periodo abbiamo stadi che sono in fase di rifacimento e quindi è il momento che ha fatto scattare un po' questa necessità. La Lega è stata la prima a capirla. Io penso che sarà interessante avere col biglietto anche questa possibilità in futuro anche per il campionato. Intanto andiamo avanti, vince sempre per 2-1 la Polonia. Palla che termina fuori sull'ultimo tocco proprio del nuovo entrato Soczynski, si riprenderà con una rimessa per la rappresentativa di Lega che ha a disposizione meno di un quarto d'ora per raddrizzare la situazione. Marocchi, Grecucci, Pari, Renato, Mannini, Renato, bella la sua finta di corpo, i polacchi sono molto attenti. Evidentemente per loro c'è intanto sì azione fallosa
da parte di Mannini e calcio di punizione per i polacchi. Dicevo che per la Polonia, anche sotto il profilo morale di prestigio, riuscire a vincere una partita contro una formazione raffazzonata finché si vuole, ma ricca di grandissime individualità come questa rappresentativa di Lega, è titolo di merito. Sì, è titolo di merito a livello esterno, ma direi che forse in questo momento ancora di più per i giocatori stessi, che in un momento difficile hanno bisogno di un'iniezione di fiducia. Quindi vincere contro Maradona, contro Careca, contro questi grandi campioni fa sì che possano credere maggiormente nei loro mezzi e quindi superare l'impasse di questo periodo e guardare con una voglia diversa e con una sicurezza diversa alle prossime partite di qualificazione per il Mondiale. Intanto abbiamo rivisto l'azione che ha determinato questa interruzione, c'è stato un fallo su Komornicki che, vedete, sia pure claudicante, va a riprendere la sua posizione sul campo. Lancio verso Urban. Urban è disturbato da Grecucci e tocca in fallo laterale. La rimessa è dello stesso Grecucci, giocatore della Lazio, giocatore molto interessante, Maradona. Grecucci, Maradona. A cercare Caniglia. Caniglia e Robert Varzica. E anche Caniglia sul piano della fantasia non è secondo a nessuno. Vedete con quanta caparbietà lotta, perde il pallone, lo recupera Pari, lo dà a Maradona. Maradona in triangolo stretto con Barbas, poi allarga, c'è Marocchi, subentra Renato, difendono con grande accanimento i polacchi. Renato viene fermato poi da Varzica e c'è il contrattacco polacco e vedete questa volata in profondità di Arzakiewicz sul quale interviene in calcio d'angolo Grecucci. Finezze da una parte e sostanza dall'altra. Sì, la Polonia tiene di più sicuramente e non può competere sul piano della tecnica contro questa formazione italiana, per cui deve mettercela di più sul piano della forza fisica, però anche da noi ci sono due o tre giocatori come in questo caso Grecucci o come Pari o come Mannini che sanno imporre forza fisica agli avversari. Si riprende con questo tiro d'angolo a favore dei polacchi, provvede Krzysztof Varzica. Sfiora Grecucci, recupera Komornicki, mette in mezzo, c'è ancora Grecucci che tocca a favore di Barbas, il quale dà Marocchi. Bella l'iniziativa di Marocchi, vedete come distende la sua falcata, viene forse sbilanciato irregolarmente, lascia correre l'arbitro che ha fiscato pochissimo, Brunmeier, dal tono della gara è stata corretta. Colpo di testa in copertura di Volpecina e poi palla offerta a Krzysztof Varzica che converge, mette in mezzo, chiude Manfredonia, Maradona. Maradona effettua il lancio in profondità, dopo la ribattuta c'è Marocchi, colpo di tacco di Marocchi a cercare Maradona, ha intuito Robert Varzica, sempre Robert Varzica che coglie in controtempo Vdovzi. Renato, Pari. Renato. Barbas, Maradona. Maradona per Volpecina, tira Volpecina molto male. Sì, era sbilanciato Volpecina, probabilmente da quella posizione era più logico andare ancora avanti sulla riga del corner e poi crossare all'indietro perché c'erano Caniglia e Renato che stavano arrivando in buona posizione e Marocchi dietro. E diciamo che ancora una volta Maradona ha fatto un numero e dimostra quanto si stia divertendo in questa partita, magari un po' meno per il risultato, però sul piano del gioco si sta divertendo e sta divertendo i tifosi che sono accorsi a San Siro. Terza sostituzione delle file della Polonia, esce Komornicki, entra in campo Benkowski. Benkowski
riprende, ormai ci avviamo alla conclusione di questa amichevole. Venkovski al posto di Komornicki, Maradona, Volpecina, Caniggia anticipato, rimessa. 9 minuti alla conclusione, quando Volpecina tocca all'indietro ancora su Maradona. Col suo traversone tagliatissimo, il colpo di testa di Lukasic, Manfredonia, Maradona. Ancora un lancio di Maradona per questo bel colpo di testa di Marocchi su Caniggia, Maradona. Mannini, Barbas, cross, la presa del portiere Vanzi, che con le mani lancia lunghissimo a cercare Araskiewicz, il quale batte Grecucci, esce Landucci dalla propria area e mette in fallo laterale. Sono pericolosissimi nel contropiede i polacchi. Arriva a effettuare la rimessa Taraskiewicz. Wdowczyk. Robert Warzyka. Colpo di testa di Manfredonia. Urban. Ancora un pallonetto molto ben calibrato e poi c'è questa splendida parata da parte di Landucci sull'insidiosissima conclusione di Christoph Warzyka. Eccolo ancora in possesso di palla, l'autore della precedente azione che rivediamo. Vedete, bravissimo Landucci, immagini ancora in diretta sul primo cross di Soczynski, poi la palla è ancora fuori. Nuovamente Soczynski, cross a cercare Urban, arriva dalla parte opposta a Araskiewicz, va su di lui Mannini. Buon lavoro di Araskiewicz, bello anche il suggerimento verso Urban, sul quale è andato a chiudere Barbas, che affida a Caniggia, sguscia via Caniggia scappando a Benkowski, allunga la falcata l'argentino, vedete, impetuosa e applauditissima la sua azione. Parte il traversone, colpo di testa di Renato, Barbas, Maradona, splendido Maradona, poi rimpallo, ancora Maradona, gol! Bellissimo. Grandissimo, grandissimo, direi bellissima l'azione anche di Caniggia iniziale, che ha saltato in velocità due avversari, ma poi Maradona ha voluto a tutti i costi fare il gol, ha avuto due rimpalli sfavorevoli, però ha continuato insistendo per cercare palla e poi su, ecco che lo vediamo, sullo stop fa il tunnel all'avversario, cosa fantastica, sul rimpallo vedete come si piega e calcia di esterno a rientrare il portiere. Guarda solo, non può far niente su questi palloni perché Diego, accorciando il passo, lo prende in controtempo e poi fa girare la palla e non c'è assolutamente niente da fare. Comunque il pezzo bellissimo è questo, di questo leggerissimo stop con tunnel all'avversario, incredibile. E avete visto anche la soddisfazione manifestata da Maradona dopo aver segnato, a testimonianza del fatto che è uno che, così come si conviene, non vuole perdere, e c'è grande soddisfazione e ilarità anche sulla panchina della nostra rappresentativa di Lega, una panchina modellata sullo stampo Milan. L'allenatore Sacchi, il medico sociale Monti e Susini a fare da coordinatore. Benkowski, Kaczmarek. Si può dire che il protagonista assoluto di questa partita è stato Maradona. Penso di sì, anche secondo me soltanto questo colpo può valere tutta una partita in una gara come questa, che non richiede... Ho ribadito spesso questo concetto, no? Che nelle amichevoli non conta il risultato, però quando si gioca, a qualsiasi gioco, non è bello perdere, no? No, assolutamente. Anche se va messo tra le... il tiro che va fuori di pochissimo dall'altra parte. Sì, questa volta ha cambiato, pensando che il portiere si aspettasse un tiro come quello precedente, qui ha colpito la traversa, ha calciato direttamente. Vedete il portiere che si era spostato per andare a prendere la palla d'effetto sul primo palo e lui ha calciato sul palo lontano. Vanzi.
Crecucci, Barbas, Mannini, Pari, Mannini, Manfredoni, Barbas, Maradona. E passaggio in tunnel, intercettano però i difensori avversari, recupera benissimo Marocchi, Mannini, Maradona. Ma incredibile l'impegno che mette in questa partita, vedete che poi fa delle cose eccezionali anche quando è braccato dagli avversari. Vedo Barbas largo a cercare Volpecina, il quale ha un difficoltoso controllo, e per giocatori sia pure molto bravi ma di classe meno cristallina è difficile tenere il campo, no? È difficile anche capire a volte le intenzioni e i passaggi di questi grandi. Palla per Barbas, destro di Barbas para Vanzi. Kudovcic. Siamo ormai agli sgoccioli, questa partita amichevole disputata allo stadio milanese di San Siro tra la rappresentativa di Lega Nazionale di Serie A italiana e la nazionale polacca si sta chiudendo con generale soddisfazione sul 2-2. Abbiamo visto anche scampoli di bel gioco, mentre a terra Wdowczyk, l'autore del secondo gol polacco. La Polonia ha segnato con i due difensori esterni che fin dalle prime battute, vero Sandro, avevano dimostrato una grande attitudine alle proiezioni offensive. Sì, erano un po' la forza della squadra. Direi che Urban è un po' il cervello di questa squadra, il regista, l'uomo ovunque. I due terzini esterni molto bravi e anche Ziobek, il numero 6, che ci ha fatto vedere nel primo tempo sulla fascia sinistra, nel secondo sulla destra e centrale, di essere giocatore capace di progressioni e di buona tecnica. Ecco, se c'è da muovere un rilievo, diciamo così, a questa nazionale polacca, è che manca un riferimento offensivo credibile. Sì, infatti non abbiamo visto una punta che si possa considerare tale, un giocatore o almeno due, come erano quasi tutte le squadre, ma diciamo almeno uno giocatore d'area, giocatore che fosse stato fra lo stopper e il libero che ha giocato a zona in linea della nostra squadra per metterli in difficoltà ed essere il punto di riferimento per palle che arrivano dalla metà campo. Quindi sono stati sempre costretti a venire in avanti con azioni corali, con un grosso dispendio di forze. Ecco Varzica, l'autore del primo gol, suo suggerimento alla respinta di Volpecina, ancora Volpecina, Barbas, Maradona, lancio di Maradona in profondità, Caniggia battuto in acrobazia, sulla palla è Benkowski, quindi libero Kaczmarek che lascia il portiere Vanzik. Tempo praticamente scaduto, fischia l'arbitro, finisce 2-2, vi ricordo i marcatori. Robert Varzica al 28esimo del primo tempo per la Polonia, pareggio di Tassotti su imbeccata di Maradona al 40esimo del primo tempo, nuovamente in vantaggio la Polonia con Wdowczyk al 10° della ripresa, e al 38esimo pareggio di Maradona sul 2-2. Una partita mi pare che ha tenuto pienamente fede a quelle che erano le promesse e le premesse della vicina. Direi di sì, 4 gol e soprattutto alcuni momenti di gran bel gioco, che è quello che si chiedeva a questa formazione di Lega. Esperimento dunque che molto probabilmente, come ci diceva durante l'intervallo il presidente della Lega, avvocato Nizzola, sarà ripetuto. Chiudiamo sull'immagine del grande protagonista della partita, Diego Armando Maradona. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buon proseguimento del pomeriggio.